riguarda specificamente questa zona, tassa sulla bonifica, che noi paghiamo ancora in questa zona per la bonifica di Volla, che non si tratta di bonificare niente, niente più in questa zona, perché sono sorti tutti i fabbricati in questa zona. Allora, se gli altri comuni si sono attivati, io vorrei chiedere ai due sindaci, e che cosa intendono fare, ecco, per fare in modo che i cittadini non paghino più questa tassa, perché non è dovuta, sulla bonifica. Per quanto riguarda questa tassa, noi dobbiamo, però mi farà premessa, perché Enzo stasera mi fa quello di andare forse cattivo, io non sono cattivo. Sempre cattivo politicamente. Perché mi sembra che lui sta in provincia là beato e non sa niente di Casoli. Enzo, tu hai fatto il consigliere comunale di Casoli, l'hai fatto per diverse volte. E l'ultima volta in cui io ero assessore, io non ho mai visto che tu hai presentato un emendamento. Perché ovviamente tu lo sai bene, la mia logica. Quando arrivo a Casoli, chiedo un documento, mi dicono sei di Napoli, nella provincia di Casoli. Il signore è sottoscritto, dottor Caro, 5 anni consigliere comunale, 3 anni... No, questo non mi interessa, no, questo non mi interessa, no, guarda, no. Ascoltami, perché qua non, nessuno è venuto a prendere, ripeto, i tifosi non mi servono. Allora, quello che dico, invece, noi dobbiamo, il fatto che... Questo perché lo dico, Enzo? Perché tu lo sai bene come la penso, che lunedì e martedì chi dei due va a fare il sindaco ha bisogno della... dobbiamo fare un ragionamento di concertazione e di partecipazione. Dobbiamo ovviamente fare un nuovo sistema di fare politica a Casoria e dobbiamo fare in modo che non è che uno si mette sulla ventina a fare l'opposizione e poi dopo ha il dire, perché per me l'opposizione è un'opposizione costruttiva che si deve fare. Cioè, ti dico il fatto che hai fatto il consigliere comunale per diversi anni, non nell'ultima consigliatura, ma anche nelle consigliature precedenti. E ovviamente, io dico dell'ultima perché io ero assessore, ma c'è uno strumento amministrativo, è quello degli emendamenti, e quello deve arricchire. Anche questo non succede, lo posso garantire, anche se io vado all'opposizione, comunque ti darò un filo da torcere il giorno dopo, con proposte, perché queste idee che io ho le continuerò a portare avanti, le porterò avanti, e mi aspetto che ci sia una maggioranza che le accoglierà, perché non è che uno deve fare una politica, la politica del no a prescindere, perché tu lo sai bene che in queste settimane ho sempre detto noi dobbiamo evitare di fare la contrapposizione delle persone, dobbiamo fare la contrapposizione delle idee, tu la pensi, la tua coalizione la pensa in un modo, io dico politicamente già pensato, ha pensato per tanti anni sempre alla stessa maniera, per io la penso in altro modo, ci confronteremo sui progetti, sui programmi, sulle idee, ma sempre mettendo al centro l'attenzione i problemi della gente, come stiamo facendo stasera. Lascia stare che ci siamo date delle stoccate che mi piacciono, perché da quando ci siamo iniziati siamo perché tutti quelli troppo buoni, basta, stasera dobbiamo sfogare un po'. Allora, una cosa, io ho sempre preferito lo spirito di gruppo, non ho fatto mai la prima donna, quindi non c'è nessuno, e l'ho fatto sia in provincia che al comune. Però scusa Massimo, se tu chiedi il rendiconto di 2 anni, di 2 anni di un consigliere provinciale dell'opposizione unico nel suo gruppo, allora io vorrei sapere, tu 3 anni, dici cosa hai fatto. Non ci chiedi a dire però il partecipato, eccetera, eccetera. Vediamo le cose reali, le cose fatte. Vabbè, non c'era. Perché la gente vuole effettivamente esaminare voi dalle cose veramente che si fanno, anche se le persone ovviamente non stanno qua per sentire, però mi hai chiamato e io te lo dico. Allora, quando noi ci siamo, quando io mi sono insediato, perché io ho fatto l'assessore tecnico, quando mi sono insediato ho trovato un'amministrazione con un pignoramento di 53 milioni di euro, caro Enzo, 53 milioni di euro che ha bloccato il comune di Casoli. Questo ovviamente è stato risolto, mentre c'erano tanti che chiedevano il dissesto finanziario che avrebbe messo ancora di più questa città in ginocchio, il sottoscritto ha cercato di risolvere, e penso che l'abbiamo risolto tecnicamente, la questione del CPR3 che avete sempre tanto sentito parlare, e che è una questione che era una situazione che risaliva dal 98 al 2002, che non c'è stato ovviamente, e questo ti ritorno, il
centrosinistra in quella fase ha portato questa città ad avere un pignoramento di 53 milioni di euro. Lo sapete quanto è il bilancio comunale? Sono 114 milioni di euro. Era dissesto finanziario, o meglio, come era un'azienda, il fallimento. Questo ovviamente, e questo non, io non sono, chi mi conosce sa che io sono una persona umile, modesta e non sono un presuntuoso, però ti posso garantire che questo è stato anche merito del sottoscritto, tecnicamente. Punto. Comunale, e quando abbiamo, quindi lascia stare la partecipazione, perché io la partecipazione ci credo, e se ti dico che ho fatto il bilancio partecipato, quando qualcuno mi diceva questa è una cosa di sinistra, diceva a me non mi interessa, hanno partecipato le associazioni, io ho fatto il primo osservatorio dei servizi pubblici, tu ovviamente stavi già in provincia, eri andato già via dal Consiglio Comunale, ho fatto il primo osservatorio dei servizi pubblici, dopo di me l'ha fatto Saggese, Michele Saggese, l'assessore al bilancio al Comune di Napoli, dove al tavolo erano sedute tutte le categorie sociali, tutte le categorie sindacali, dove c'era la partecipazione anche sul bilancio. Punto 2. Punto 3. Il sottoscritto, siccome devi sapere che il bilancio comunale ha delle rigidità, perché ovviamente il 25% è costituito dalla spesa del personale, abbiamo una questione di spese in conto capitale, non sto qua a dirvi le cose tecniche, ovviamente non mi voglio dilungare, ci sono i trasferimenti da parte dello Stato sempre di meno, quest'anno ne abbiamo avuto di 2,6 milioni, abbiamo costituito l'ufficio risorse strategiche, cosa che non è stato mai fatto a Casoria, proprio per fare in modo, siccome il bilancio comunale, tu oggi puoi ragionare in termini di ordinarietà, diciamo così, ovviamente tu con l'ufficio risorse strategiche è stato istituito, poi è finita l'esperienza, però serviva proprio a far sì che con le risorse del comune stesso, con i dipendenti comunali, mettendoli a disposizione tutti gli strumenti per essere da collettore con i fondi regionali di quelli là del 2007-2013, i fondi regionali, i fondi FAS, che servono per dare ossigeno al comune, soprattutto per lo sviluppo e per le infrastrutture. Questo l'ho fatto io. Allora, per creare occupazione, parliamo dell'occupazione, che è il punto dolens su questo territorio, io voglio fare una domanda specifica ai due contendenti, ed è questa. Noi abbiamo su questo territorio, non di Arpino, ma della città di Casoria, una grande fortuna e una grande miopia, perché non riusciamo a sfruttare questa grossa fortuna. Abbiamo il piacere di avere delle figure storiche a livello internazionale e abbiamo il piacere di avere, ecco, una santa Madre Giulia Salzano, e poi abbiamo ancora Padre Ludovico da Casoria, abbiamo la Beata Brando, abbiamo prossimamente la Beata possiamo creare un indotto di turismo religioso, possiamo creare a livello territoriale che crei occupazione. Allora io vorrei sapere da voi sindaci, ecco, vorrei sapere da voi che cosa metterete in campo per sviluppare, ecco, questo discorso sul turismo religioso, che occupazione. Ma quando si parla di turismo religioso in sé per sé relegato a Casoria mi sembra molto sterile. Io penso che questo turismo religioso, come maggio dei monumenti eccetera, bisogna farlo rientrare tutto in un circuito regionale, altrimenti è assolutamente inutile. Quindi adoperarsi affinché Casoria diventi meta, ecco, di turismo religioso, di maggio dei monumenti, ma che rientri in un programma. Se fino a se assistiamo che vengono qua dei pullman religiosi come vanno a Pompei, come vanno a Dell'Arco, come vanno a Monteverde, penso che non ci siamo. Io volevo dire, la fiammella, la scintilla è stata accesa per il coraggio di alcune persone su questa problematica. Allora vorrei sapere anche da Massimo come intende sviluppare questo discorso. Allora, in questi anni tutti si sono riempiti la bocca di questo turismo religioso. Io faccio una domanda in sala. Chi di voi festeggia la festa del santo patrono San Mauro qua da me? Non è il nostro canto, non è il nostro canto.
fatto, tra virgolette, il mio, come devo dire, il mio padrino in termini giornale della parrocchia di San Marco con padre Paolo Zurro, e io ho fatto un piccolino rimprovero da, da persona ovviamente da cattolico. Rituale, la colpa è anche vostra, perché non è possibile che quando si fa la festa di San Mauro non viene coinvolto anche quel territorio, perché ritorniamo al concetto dell'identità casoriana, ed è giusto, quando io già sapevo questa risposta, perché già me l'avevano detto nei giri che ho fatto qui ad Arpino, proprio perché dobbiamo, prima ancora di parlare di cose del turismo religioso, prima di tutto dobbiamo ricreare questa identità, e passa anche dalla festa patronale, e dobbiamo fare in modo che le parrocchie che stanno qui, ovviamente le strutture ecclesiastiche, devono essere coinvolte, perché la festa di San Mauro non deve essere solo la festa di piazza San Mauro, ma deve essere la festa di tutta la città. E per il turismo religioso, io tanto è vero, ho parlato con padre Mauro Zurro, con Nuncio De Via, appena dopo eletto, ho detto: guarda, noi dobbiamo fare un tavolo di concertazione per arrivare al turismo religioso, perché dovete sedervi tutti a tavolo, ovviamente, padre Mauro, che ho detto, chiamiamola tecnicamente come volete, perché sai, non so tecnicamente come una consulta, non lo so, però dobbiamo sederci dove ci stanno le suore del Brando, San Francescane, San Francesche, poi ci sta padre Mauro Zurro, ci sta, cioè bisogna sedersi a un tavolo e creare ovviamente un'unità e una progettualità, perché se non coinvolgi loro, il comune, il turismo religioso, come lo fa? E allora quelle strutture che vanno coinvolte in sinergia con il comune, per arrivare, per arrivare a questo concetto di turismo religioso, anche perché poi il turismo religioso è una cosa seria, ci vogliono anche le strutture, ci vogliono le strutture ricettive per il turismo religioso, ma soprattutto bisogna colmare la questione delle infrastrutture e anche questa è una questione delle strade. Se, ovviamente, come fai a creare il turismo religioso se non hai ancora una problematica delle infrastrutture? Va fatta una programmazione seria insieme agli istituti religiosi per arrivare ovviamente a mettere in campo veramente una progettuale. Però la cosa importante è che bisogna vedere, quando si parte, io dico sì, dobbiamo partire dalla normalità. La festa di San Mauro, del santo patrono, deve essere sentita da tutta la città, non solo da piazza San Mauro. Allora, scusate un attimo Allora, un attimo.
per favore, il confronto tra i due candidati a sindaco, per cortesia. Allora, volevo dire questo, volevo fare un'ultima domanda ai due contendenti. Per Arpino, quali impegni con gli elettori intendete prendere? Quali eventuali nomine di assessore o di vice sindaco intendete fare? E poi voglio fare una domanda specifica ai due contendenti. Ritenete che questa nuova amministrazione debba avere assessori competenti, assessori seri, una squadra ecco, che non cambi facilmente le proprie posizioni? E come vi dicevo da principio di questo confronto, ecco, una squadra che possa durare durante tutta la legislatura. Io faccio gli auguri a nome della Fondazione, a nome di tutti quanti i cittadini, faccio gli auguri a Massimo Iudice, faccio gli auguri a Enzo Carpola. Allora mi auguro che voi abbiate, ecco, un successo pieno, che vi dia la possibilità di poter operare con serietà e con efficacia in questa città, perché certamente erediterete una situazione drammatica, la situazione veramente che fa raccapponare la pelle. Ecco, allora io ho il mio compito in qualità di coordinatore di questo incontro e di cittadino, e guardatevi intorno. Ecco, non pensate, è da principio che nasce questa amministrazione, di accontentare i Dizze, Gai e Sembroni e poi dopo pochi mesi magari andate allo sfascio. Quindi guardatevi intorno e cercate persone competenti, persone professionali, persone serie che capiscono della cosa pubblica. Questo è l'augurio che vi faccio, io vi passo la parola, affinché voi possiate fare un ultimo appello a tutti coloro che sono qui in sede, che possano, ecco, non soltanto loro essere convinti delle vostre idee, ma convincono anche gli altri a fare il loro dovere civico, a votare con convinzione. Poi alla fine della vostra legislazione ognuno di noi tirerà le somme, e quindi a secondo di come avete operato vi boccerà oppure vi gratificherà facendovi continuare il vostro ruolo di amministratori pubblici. Bravo! Allora, passo la parola a Massimo. Allora io volevo ovviamente ringraziare veramente di vero cuore il professor Palladino, ringrazio Enzo Carfora per la campagna che è stata condotta in queste settimane, perché penso che questa stasera sarà l'ultimo nostro faccia a faccia. Ringrazio l'ingegner Iudice. Io faccio un appello a Enzo che in queste ore tenga a bada i più fariscinolosi. Faccio appello ovviamente a voi di andare a votare. Guardate, io in queste ore dico, a prescindere anche da questa, a prescindere da chi votate, andate a votare, perché il dato che diceva il professor Palladino all'inizio è il dato che ci deve far riflettere. Noi che ci apprestiamo a essere comunque amministratori, a essere diciamo persone rappresentanti dei cittadini, perché il dato che è uscito dalle urne a Casoria è in controtendenza, mentre a livello nazionale parliamo di 2-3 punti, a Casoria si va a oltre 10-12% di astensionismo, e questo è un dato che ci deve far riflettere a tutti quanti. Vuol dire che la gente è veramente stanca, dobbiamo cercare di avvicinare le persone ai cittadini, dobbiamo cercare di stare in mezzo alla gente, stare verso i problemi della gente nel vero senso della parola. Per quanto riguarda la giunta e quando riguarda gli assessori, guarda, io quando prima di accettare l'incarico sono stato molto chiaro con una coalizione che mi sostiene, una coalizione di centrodestra, ho detto, guarda, io sarò rispettoso dei partiti, mai parlare con i singoli consiglieri, quindi perché si fa un errore madornale, ma essere rispettoso quando si parla, che peccato, non ci sono più i partiti. E allora questi sono i momenti che poi i partiti li devi mettere alla prova, no? Dici, vabbè, io sono rispettoso dei partiti, sarò rispettoso delle rappresentatività che i partiti avranno in Consiglio Comunale, sfidandoli ovviamente a dare i migliori.
gente di alta professionalità, gente trasparente, gente che vogliono lavorare, soprattutto ve lo dico perché l'ho fatto prima io l'assessore, ci vogliono gente che vuole, ci vuole gente che veramente vuole lavorare, che ha abnegazione, che si dedica al proprio territorio, gente ovviamente di Casole, questo è scontato, e quindi questo il rendimento dovrà essere monitorato costantemente, perché oltre ogni 6 mesi, ogni massimo un anno, quando dici cambiano le giunte, se l'assessore non è in grado di esercitarsi e ritorna nel partito, dire guarda questa persona non è capace di fare l'assessore, sarà capace di fare altre cose nella vita sicuramente, ma bisogna monitorare il rendimento della giunta, perché poi da soli, come cioè, la giunta, come diceva, è una squadra che in testa è il sindaco, ma c'è bisogno ovviamente che devono tutti remare nello stesso indirizzo. Io veramente vi ringrazio chi mi ha votato, ma ringrazio anche chi non mi ha votato e spero che chi non l'ha fatto lo farà domenica e lunedì. Grazie. Con noi di Arpino Autonoma, se diciamo già c'è un consigliere comunale di Arpino in consiglio comunale, quindi a noi è stata una cosa fattiva. Sulla giunta deve avere tutte quelle qualità che hai detto tu, ma io ci aggiungo ancora, deve essere di alta professionalità e noi assicuriamo minimo 2 donne in giunta, quindi 2 assessori. Non si tratta di quote rosa, a me le quote rosa sinceramente non piace, però la presenza femminile ci vuole. Poi un invito al voto, sicuramente. Io spero che tutti i 13.300 o 400 che sono andati a votare la prima volta per me adottino un astenuto, se lo prendino per mano e lo portano a votare per me. Grazie. Ringrazio tutti quanti voi, vi auguro una buona